E rispetto all'Islanda ovviamente per noi resta un sogno, perché per assumere le posizioni chiare e corrette che hanno assunto loro serve una classe dirigente che guardi agli interessi della propria patria e non sia ad ubbidire agli input della grande finanza internazionale, che ovviamente non ha gradito le posizioni islandesi. Per quanto riguarda la situazione finanziaria, ovviamente è costruita una soluzione che è una soluzione virtuale, visto che la moneta ormai è una cosa virtuale, ma non ci sono soluzioni che tengano. Il sistema che è stato costruito dalla grande finanza non può sopravvivere. Si basa sulla competizione internazionale con la globalizzazione, dove i beni devono essere a basso costo. Per essere a basso costo significa espulsione di occupati per ridurre il costo e riduzione dei diritti salariali e civili dei lavoratori. Diminuendo gli occupati, diminuendo il loro reddito, com'è possibile che ci possa essere un aumento della domanda dei consumi? Quindi il oltre sistema, che i soldi per pagare le tasse. Il sistema è costruito su delle basi che non possono tenere uno sviluppo. L'euro regge? L'euro reggerà perché è una finzione, come lo è oggi. Tu stai in piedi avendo comperato derivati, segnandoli come attivo, ma sono un passivo, non un attivo. E quindi è tutta una finzione, dal signoraggio alla banca privata italiana, europea, alle banche mondiali, solo che riescono a tenere perché hanno in mano i media, hanno al loro servizio partiti, governi e massoneria. Futuro dell'Italia con questa manovra? Non ne verrà fuori, è nella stessa condizione, dopodiché diranno che invece di pagare oggi si pagherà tra 5 anni o 10 anni, oppure verranno messi all'attivo voci che invece non entreranno mai. Non se ne viene fuori se non c'è una modifica strutturale, se la banca, se il denaro non è pubblico. In sovranità monetaria. È con la sovranità monetaria che tu puoi garantire occupazione e lavoro per le nuove generazioni. Dentro questo sistema costruito dalla grande finanza, per le nuove generazioni non c'è lavoro e non c'è pensione. Grazie. Grazie a te.